Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Bayoubadou. 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 Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi. Perché parliamo la stessa lingua. Perché abbiamo gli stessi valori. Bayoubadou. Perché sappiamo guardare avanti. Bayoubadou. Siamo con te perché siamo come te. Cronache trevigiane cambia pagina, andiamo un po' più su argomenti leggeri. È tempo di radicchio rosso di Treviso, ma è tempo anche di galà del radicchio rosso di Treviso, curati dai vari ristoratori della marca trevigiana. Siamo venuti a Monfumo per scoprirne uno su tutti, per raccontarvi un po' come si vivono queste feste dell'arte culinaria di casa nostra. A tra poco quindi, dopo questo servizio di Cronache Trevigiane. www.veneto.to. In queste ore è stato inaugurato il nuovo portale turistico della Regione Veneto, una novità che ha voluto il vicepresidente di Regione Veneto, Franco Manzato, per adeguarsi alle nuove esigenze del mercato. Tutto parte dalla considerazione che ormai gli utenti del web si costruiscono da sé la propria vacanza. In Germania sono 35 milioni le vacanze costruite via internet. Negli Stati Uniti, oltre il 58% degli utenti usa il computer per prenotare voli e hotel. In Gran Bretagna le percentuali addirittura aumentano. Nuove tecnologie, prenotazioni dirette, informazioni e immagini straordinarie del Veneto sono gli ingredienti del nuovo portale che dialoga in 5 lingue, che tra poco diventeranno 7. Sentiamo proprio il vicepresidente Franco Manzato. Stiamo lavorando per il cinese e il giapponese, quindi amplieremo sicuramente il numero di lingue tradotte e poi chiaramente tutta la parte legata al mobile, cioè il fatto che attraverso un codice anche per le strade del Veneto si potrà raggiungere questo portale o comunque le informazioni che possono essere utili per il visitatore. Attraverso un cellulare. Attraverso il cellulare, quindi l'utilizzo del cellulare sarà integrato con tutta l'offerta turistica del Veneto. Voi avete fatto una operazione di marketing, avete analizzato il mercato dice che sempre di più in tutta Europa, in tutto il mondo, il turista si organizza in rete, via web, e avete approntato un sito, un portale che permette anche le prenotazioni direttamente. Sì, è il passo successivo, imminente, tutto il sistema Veneto, quindi tutta l'attività ricettiva del Veneto, gli operatori saranno all'interno del portale, questo significa che il visitatore potrà visitare il portale, conoscere il Veneto, prenotare fino anche al singolo albergo o alla singola struttura ricettiva a loro disposizione, tutto il proprio viaggio. www.veneto.to dialoga anche e perfino con i prodotti tipici del Veneto. Voglio assolutamente che tutto il sistema agroalimentare del Veneto sia all'interno del portale e che gli stessi prodotti agroalimentari, in questo caso, come ha citato lei, il vino, possa essere portatore non solamente del proprio prodotto all'interno della bottiglia, ma anche del turismo del Veneto, della cultura del Veneto e di tutto ciò che è attorno alla produzione di un vino tipico. Rientriamo nel nostro studio ideale, siamo ancora a Monfumo a scoprire i segreti di queste settimane del radicchio e siamo capitati all'improvviso qui da Jerry per scoprire quali segreti porta in tavola. E siamo con Maurizio Menegon, il fratello Guerrino Menegon, conosciuto da tutti come Jerry, ma la cosa particolare è questa unione che abbiamo notato ovviamente con il territorio, con anche l'arte del territorio. Pensate a una crema del Giorgione dove con le patate, le castagne della zona, il radicchio variegato di Castelfranco Veneto, la trota del Piave e ancora un risotto con radicchio di Treviso, la casatella trevigiana di OP, le noci, una mille foglie di cotechino nobile con radicchio e mele di Monfumo. E questa è la vostra filosofia, Jerry? Sì, diciamo che rispetto agli altri anni abbiamo aggiunto in più la mela. La mela perché è un progetto qua della nostra zona, del Monfumo, di rivalorizzare un po' le mele autoctone che c'erano una volta nel nostro territorio.
ci crediamo al progetto e appunto ho avuto modo con Slow Food di fare una serata con la mela in Monfumo e adesso nel menù è abbastanza presente, diciamo che stiamo sperimentando cose nuove. Direi che il piatto di questa sera, col suggerimento di Maurizio con il Samillefoglie e il Cotechino, mi sembra un po' un piatto semplice delle nostre realtà quotidiana, però nello stesso tempo abbastanza nobile, appunto perché è elaborato in maniera moderna. Certamente, e non manca poi vicino alla cucina anche le belle ragazze. Il vostro sodalizio con Miss Italia continua, Gerry? Ma io spero sempre che prima o poi mi arrivi la Miss l'anno prossimo, la numero uno, non perché le altre siano inferiori, ma perché dare proprio una svolta a questa manifestazione che ormai da 4-5 anni ci vede protagonisti. Con la mia famiglia, con i miei collaboratori, vogliamo portare una nota di allegria, di bellezza, oltre che alla cultura culinaria, a Monfumo. Beh, c'era comunque il terzo posto e probabilmente tra poco le conosceremo, le Miss, che le porteremo ai nostri microfoni. Maurizio, allora, possiamo dire un'altra settimana del radicchio che ha colpito nel cuore i vostri commensali. Ma a quanto sembra vedo che quando si organizzano queste serate c'è un buon interesse, c'è una bella adesione e speriamo che anche questa settimana venga confermata questa adesione che c'è stata fino adesso, insomma, ecco. Allora, grazie Maurizio, grazie Gerry, siamo arrivati alle conclusioni, grazie dell'ospitalità per averci permesso di raccontare tutto questo, ma vediamo se dopo questo servizio di cronache trevigiane siamo riusciti allora ad incontrare le Miss che hanno festeggiato con il radicchio rosso di Treviso, con i ristoratori di Treviso e soprattutto con Gerry da Monfumo. A tra poco.